abbi un cuore sensibile a Dio. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la gioia della parola di Dio, del Vangelo, e leggiamo insieme Matteo 13, 10, 17. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendono con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Amen. Cari amici, continuiamo il discorso parabolico. Oggi Gesù spiega ai discepoli il perché del parlare alla gente del regno di Dio attraverso le parabole. E vediamo che qui in Matteo, a differenza degli altri due sinottici, Marco e Luca, Gesù è concreto, preciso, ma attribuisce le parabole, quindi questo suo modo nuovo di parlare del regno dei cieli, quasi in modo nascosto, velato, al fatto che una parte del popolo di Israele, se non la parte anche più strettamente osservante della legge, aveva il cuore chiuso. Questo è forte in Matteo. Sappiamo che l'evangelista Matteo scrive ad una comunità giudeo-cristiana che si è convertita dall'ebraismo al messianismo in Cristo Gesù e sperimenta anche delle prove, delle sofferenze, delle accuse, delle persecuzioni da parte degli ebrei, quelli più ortodossi, dei farisei. Ecco perché Matteo inserisce, a differenza degli altri due Vangeli, la profezia di Isaia, dove è scritto: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Ecco una grande luce, fratelli e sorelle. La luce per camminare bene. La luce per essere dei discepoli di Cristo autentici. E soprattutto in armonia, in comunione con la parola di Dio. Altrimenti noi potremo seguire Cristo ma con un cuore lontano da Lui. Potremo seguire Cristo, ma con occhi che non lo sanno vedere nella nostra vita, con degli orecchi che sono chiusi e sentono la parola, ma non la comprendono. Oggi è importante, carissimi amici, far tesoro di queste parole. Gesù dice: a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza. Avere che cosa? Avere quella disponibilità a lasciarsi convertire, cari amici. Quanto è importante oggi presentare a Dio la nostra vita, presentare a Dio le nostre indecisioni, la nostra fragilità, le nostre debolezze. Perché se noi vogliamo essere guariti da Dio
e che Dio stesso intervenga nelle nostre vite, dobbiamo ascoltare con gli orecchi, dobbiamo vedere coi nostri occhi, e tutto ciò è possibile soltanto quando il nostro cuore si fa sensibile a Dio. Isaia infatti dice: il cuore di questo popolo è diventato insensibile e sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Il mondo è così, è duro di orecchi, ha gli occhi chiusi e ha un cuore insensibile. Ma attenzione, perché questo non riguarda soltanto coloro che sono nelle tenebre e che non hanno ancora aderito a Dio, a Gesù Cristo, ma molto spesso riguarda noi cristiani. Noi cristiani spesso crediamo di essere nel giusto, nella rettitudine, in una giustizia anche a volte guadagnata dalle nostre opere, da un nostro stile di vita, atteggiamento di fare, da una nostra preghiera. Ma Gesù dice: attenzione, perché a volte compiere tante opere buone può avere come risultato un orgoglio, una superbia nei confronti di chi ci sta intorno. Vedi, io faccio del bene, vedi, io prego, vedi, io sono migliore di te, io sono buono, io non sono come gli altri che commettono certi peccati. Gesù dice: attenzione al tuo cuore, perché deve essere sempre sensibile a Dio. Facciamo certamente il bene, operiamo il bene nella nostra vita personale, comunitaria, nella famiglia, nel lavoro, nella società, ma il nostro cuore continui a rimanere sensibile. Come si vede se è sensibile? Innanzitutto dalla nostra lingua. Se la nostra lingua benedice, parla bene e parlando degli altri non giudica, non condanna e non accusa, allora il mio cuore è sensibile all'azione di Dio e ho possibilità di sentire la sua parola, accoglierla e di vedere coi miei occhi la presenza di Dio e di guarire. Ma se invece brontolo, critico, accuso, condanno, sono pronto a puntare il dito su qualsiasi persona, che sia della Chiesa, fuori dalla Chiesa, perché io mi ritengo superiore, mi ritengo giusto, fratelli e sorelle. San Paolo dice: l'unica persona giusta, l'unico giusto sulla terra è stato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e noi siamo debitori verso di Lui, che ha pagato sulla croce la salvezza, malgrado i nostri peccati. Allora oggi invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo il dono dell'umiltà, il dono della mansuetudine, chiediamo il dono di avere un cuore che si fa sensibile a Dio, cioè è in ascolto, è in attesa, si lascia plasmare, si lascia trasformare, si lascia riscaldare, si lascia piegare. E questo lo fa lo Spirito Santo quando vede la mia umiltà, la mia sottomissione all'azione di Dio. Grazie Spirito Santo per questo Vangelo. Grazie perché oggi vuoi piegare il mio cuore, piegare le mie durezze. Spirito Santo, riconosco di essere insensibile alla tua azione. Riconosco di avere gli orecchi induriti e gli occhi chiusi. Riconosco di aver bisogno di te, Spirito Santo, che mi addolcisci il cuore. Io ti invoco nella mia vita, ti invoco nella mia famiglia, ti invoco nella mia vita personale, nella mia mente, nei miei pensieri, nei miei sentimenti e nelle mie parole, nella mia lingua. Spirito Santo, fa che io sia testimone del tuo amore, testimone della tua misericordia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è: abbi un cuore sensibile a Dio. Amen. Chiediamo al Signore che ci faccia Suoi servi, umili come lo è stato Lui, per vederlo e sperimentarlo oggi nella nostra vita. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao.
Cari amici, nel tempo estivo, precisamente domenica 20 agosto, avremo una giornata qui a Strona chiamata Relax in Cristo, nella quale vogliamo offrire, come Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli, venite in disparte, riposatevi un po'. Offriamo una giornata dal mattino fino al tardo pomeriggio verso sera per stare insieme, pregare insieme, mangiare insieme, meditare la parola e trovare un tempo staccato dalla frenesia del mondo, perché il nostro cuore, quando riposa in Lui, trova la pace, la serenità ed è pronto per riprendere ogni nuova attività. Iscrivetevi sul nostro sito web Relax in Cristo, domenica 20 agosto. Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi di oro e di argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione. Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi.